In questo filmato vi illustreremo il funzionamento di iGeoCompass GS, software bussola geologica digitale sviluppato per piattaforma Android versioni 1.5 e successive. L'utilizzo della strumentazione è molto semplice. Nella schermata principale è sufficiente premere il tasto Acquisisci giaciture per entrare in modalità operativa. Il software presenterà la richiesta di inserimento di un nome di progetto, aggiungendo una sigla K25 ad esempio. Noi attribuiremo questa sigla a tutte le misure raccolte nella successiva sessione di lavoro, in modo che possano essere distinte da quelle già presenti nel dispositivo. A questo punto è sufficiente posizionare il telefono con qualunque orientamento sulla superficie da misurare e premere il tasto salva. Se il tasto salva viene mantenuto premuto più a lungo, la misurazione verrà riferita ad una superficie invertita. A questo punto è possibile ritornare alla schermata principale e tramite il menu esplorare tramite la tabella dati l'elenco delle misurazioni raccolte. Cliccando su una di essa è possibile vederne i dettagli e aggiungere una nota di testo. Sempre nella tabella dati è possibile svuotare l'intero elenco delle misure con il pulsante svuota archivio. Sempre nel menu questo principale invece si accede alle comode funzioni di esportazione come quella in CSV o alla modalità di visualizzazione su mappa dati. In questo modo è possibile determinare se tutte le misurazioni presenti nel dispositivo o solo quelle relative ad uno specifico progetto verranno plottate su una mappa. In caso il cellulare abbia attiva una connessione wireless o una connessione 3G, le misurazioni verranno rappresentate sulle mappe satellitari di Google. Infine, sempre nel menu, utilizzando la funzione delle impostazioni, è possibile alterare alcuni parametri di funzionamento del software, come la velocità di lettura dei sensori che determina un aumento della responsività dello strumento, o il numero di punti di lettura su cui viene effettuata la media per aumentare l'accuratezza dei punti acquisiti. Con questo è tutto, arrivederci.